Di scena B Riot nella seconda giornata del Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio, sempre nella cornice del parco di Capodimonte, la drammaturga e regista Linda Dalisi restituisce in prima assoluta uno spettacolo dove la scrittura poetica diventa testo coreografico. In scena la danzatrice Velia La Rocca incontra l'attore Isacco Venturini per raccontare una inedita storia di Adamo ed Eva, due corpi in moto perpetuo che si attraggono e si respingono in un rapporto ora dialettico, ora in lotta, dove il linguaggio letterario si fonde con il vocabolario coreutico, percorsi esistenziali in cerca di un Eden da riconquistare attraverso l'inevitabile percorso della conoscenza. Sentiamo la regista Linda Dalisi. Con B Riot prendiamo in prestito il mito di Adamo ed Eva, quindi la loro cacciata dal giardino, la loro caduta, diciamo, nel cosiddetto peccato e la loro ricerca di un nuovo Eden. Il testo di base che abbiamo, cui ci siamo ispirati, è stato Il Paradiso Perduto di Milton. Mi era venuta questa curiosità di poter scrivere attraverso la danza, cioè attraverso il corpo di un danzatore. Io che poi invece sono quella che lavora con le parole, quindi era una sfida. Poi in realtà ho capito che era anche un esperimento per vedere come la mia parola, che è una parola che tende, diciamo, al poetico, potesse conciliarsi quasi in un passo a due. Quindi da un lato c'è il corpo e dall'altro c'è la parola e danzano entrambe, anche la parola danza. Platea sold out e calorosa che ha tributato pieno successo a tutti gli artisti.